Oggi parliamo di una manifestazione che ci sarà a San Gemini il 24, 25 e 26 giugno 2016 ed è Bunka no Matsuri, festa della cultura giapponese. Poi se io sbaglio mi correggeranno i miei due ospiti che tra un pochino vi presento. Sarà una festa, adesso vi racconto. L'evento nasce quale iniziativa dell'Associazione Culturale Caffè Teatro con la coorganizzazione della Fondazione Italia-Giappone, con il patrocinio del Comune di San Gemini, il Comune di Terni, il Comune di Narni, la Regione Umbria, con il patrocinio dell'Istituto di Cultura Giapponese a Roma, il patrocinio dell'Ambasciata del Giappone e l'inserimento nel calendario nazionale del 150° anniversario dei rapporti diplomatici tra Giappone e Italia. Il patrocinio ancora dell'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia. L'apertura ufficiale dell'evento con il cerimoniale in data venerdì 24 giugno avrà luogo all'interno dell'anfiteatro che ospita la rievocazione storica della Giostra dell'Arme e prevede il saluto e la presentazione degli artisti ed atleti, insieme alla presenza delle massime autorità e delegazioni. Ci sarà poi l'ingresso degli sbandieratori e dei tamburi di San Gemini con la conclusione di un'esibizione da parte del cantante soprano Yoshiko Kurahara. Vabbè, poi lo diranno meglio i miei ospiti. San Gemini, città slow ed uno dei centri e dei borghi più belli d'Italia, sarà la cornice della manifestazione e metterà a disposizione piazze, strade, vicoli, parchi e strutture, diventando per tutti uno straordinario palcoscenico che avvolgerà artisti e spettatori. Nell'arco delle tre giornate assisteremo al susseguirsi di spettacoli e dimostrazioni di una tradizione antica, millenaria, che trasporterà lo spettatore in un luogo affascinante dove troverà un mondo e una cultura in mezzo a mille culture differenti, il tutto racchiuso in uno scrigno dorato che è appunto San Gemini, che è davvero molto molto bello. Allora, un benvenuto ai miei ospiti, sono Marco da Grada e Francesca Cippitani. Buonasera, benvenuti a Radio Incontro. Buonasera. Buonasera, grazie Stefania per averci ospitato qui questa sera. Grazie a Francesca e grazie a Marco. Dunque, poi Francesca, mi ripeti il nome del cantante che ho letto male? Sì, no, ma sei stata bravissima. Yoshiko Kurahara. Vedi che era sbagliato l'accento, il mio accento. No, vabbè, ma non è facile, insomma. Yoshiko Kurahara. Esatto. Allora, annunciamo bene anche il nome della manifestazione. Sì, è Bunka no Matsuri. Cosa significa, Francesca? Allora, Matsuri è festa, quindi abbiamo voluto dare, omaggiare proprio la festa del paese, quindi la tradizione giapponese, perché in Giappone avvengono appunto queste feste tradizionali proprio in cui tutto il paese partecipa e dette appunto Matsuri, e quindi l'abbiamo voluta riportare a San Gemini. Bunka significa cultura. Quindi Bunka no Matsuri, al contrario, perché diciamo scrivono al contrario. Quindi, festa della cultura. Esatto, festa della cultura, perché qui andremo proprio ad omaggiare la cultura giapponese nella sua tradizione. Quindi tutto quello che è inerente alla tradizione giapponese della cultura. Ecco, questo viene fatto in collaborazione con la Fondazione Italia-Giappone. Esattamente. Con patrocini e autorità. Esattamente, sì, la Fondazione Italia-Giappone del Ministero degli Affari Esteri coorganizza con noi questo evento, diciamo è la parte istituzionale per eccellenza. La Fondazione ha moltissimi legami in Giappone, quindi per noi è stato un legame importante proprio per farci conoscere anche noi ai giapponesi in maniera diversa, passando dalla porta principale in un certo senso. A Marco invece chiedo quando e dove si svolgerà il festival.
Certo, allora il festival si svolgerà... Ciao Marco, intanto. Ciao, ciao Stefania. Allora, si svolgerà dal 24 al 26 giugno, venerdì, sabato e domenica. E la location sarà per l'appunto San Gemini, insomma, che è poi riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Sì. Lo sappiamo tutti, insomma. Sì, sì. E, ecco, la particolarità di questo evento è appunto che si svolgerà in tutte le piazze e le strade di San Gemini, come un vero matsuri giapponese. E sarà tutto gratuito? Assolutamente, sì, tutto gratuito, tranne due eventi serali che andranno a coinvolgere il sabato sera e la domenica sera alle 21:30. E saranno due spettacoli diversi l'uno dall'altro. Chiaramente il sabato avremo un spettacolo di arti marziali, però è un insieme di discipline, non è proprio l'arte marziale come la vogliamo intendere qui, noi diciamo riconosciamo sempre il karate o il judo, e avremo presenti un gruppo di 12 arcieri che verranno da Udine e monteranno, faranno diciamo una rievocazione storica con un campo, delle tende e vestiranno appunto delle armature antiche, quindi ci riproporranno proprio un momento di vita insomma storico di quell'epoca. Dunque Marco ha introdotto gli eventi, gli artisti che arriveranno, io voglio chiedere a Francesca in maniera dettagliata, visto che saranno presenti, da come mi hanno detto, oltre 100 artisti che arriveranno direttamente dal Giappone, esatto. Ecco, come presenteranno le loro arti, Francesca? Ora sì, come hai detto te, saranno 100 artisti che verranno direttamente dal Giappone solo per noi, per queste tre giornate, saranno qui solo per noi. E allora gli spettacoli saranno tantissimi, quindi ecco, cercherò di fare una panoramica e poi bisogna consultare il sito, assolutamente. Dopo sì, diamo l'indirizzo, esatto, certo. E quindi la particolarità qual è? Appunto, gli spettacoli avverranno tutti nella piazza principale, e diciamo, per darvi un assaggio, ecco, per ingolosirvi, vi dico che appunto avremo dei danzatori tradizionali, avremo la vestizione del kimono, la cerimonia del tè, avremo ecco la cantante lirica Yoshiko Kurahara, che è una cantante lirica ma fa anche una musica sperimentale, e quindi ci darà prova di questa musica diversa che non ascoltiamo, con la sua band, quindi è una cosa particolare. E poi avremo ecco dei workshop, ci sarà una parte fieristica, quindi con tutto quello che è artigianato giapponese, ma anche artigianato locale avremo, perché comunque i giapponesi che vengono vorranno anche ecco apprezzare artigianato locale, quindi ce l'hanno chiesto proprio espressamente. Uno scambio. Esatto. Sì. Scambio di cultura. Sì, assolutamente, sì, assolutamente sì. Quindi tutto quello che coinvolgerà le piazze, quello appunto sarà libero. Ecco, oltretutto volevo aggiungere, avremo anche due ristoranti che accoglieranno due chef giapponesi, che daranno ecco degli assaggi proprio di alcuni piatti giapponesi, e quindi vi aspettiamo numerosi. Ecco, Francesca ci ha fatto una panoramica, sì, anche sullo spazio dell'artigianato e del cibo giapponese, con lo scambio sempre della cultura. Volevo chiedere a Marco quanta varietà di cibo giapponese ci sarà, perché la gente è interessata comunque al cibo, ci è sempre piaciuto, no? Questa cucina esotica. Sì, sì, ci ha sempre interessato. Intrigato. Intrigato, esatto, è più corretto. E allora la quantità, diciamo, ci saranno diciamo la quantità della varietà. La varietà, sì. Notevole. Questo, notevole, sì, diciamo notevole, ecco. E, proprio perché appunto è una cosa che ci intriga, e quindi
ci hanno proprio detto loro, proprio gli chef giapponesi, che cercheranno di sbalordirci. Certo, dire, certo, ecco, certo. Piatti. Senti, scusami se vi interrompo un attimino, volevo sapere, voi siete degli studiosi della cultura giapponese? Francesca. Sì, io ho studiato giapponese, sono laureata in giapponese e quindi questa, diciamo, questa iniziativa che poi si è espressa, ecco, in questa festa della cultura, come dire, fa parte un po' del mio background, come dire, culturale, ma proprio di idea, era un desiderio che è un avevo... po' la tua espressione culturale, allora sì diciamo di sì lo è e quindi ecco un po' un piccolo sogno che si avvera in qualche modo. Una domanda personale: qual è il cibo che ti piace di più, il cibo giapponese che tu preferisci? Perché ne ho assaggiato diverso, però è difficile dirlo. Che differenza c'è fra il cibo giapponese, fra i sapori giapponesi e i nostri mediterranei, che sono particolari, molto solari? Esatto. E beh, il cibo giapponese è un cibo più dai sapori più neutrali, da non confondere con il sapore cinese. Esatto. No, assolutamente è un altro sapore. È tutt'altra cosa. Sì, è tutt'altra cosa. È tutt'altra cosa. E poi ritornando alla domanda, sicuramente il sushi a me piace molto perché mi aggiungo anch'io questo. Sì, piace molto perché c'è questo discorso del sapore comunque così naturale, così crudo. Come, sì, esatto, crudo. Sapore crudo. Infatti, però no, diverso assolutamente dal cibo cinese. E ha un sapore diverso, è più naturale rispetto magari ecco al cibo mediterraneo. Però ecco, un paragone è difficile farlo perché sono assolutamente tutte e due gusti molto appetitosi, ecco, per chi poi affina il palato rispetto. Certo, però il piatto che tu preferisci? Sushi. Sì, sicuramente il sushi, sì, assolutamente. E invece Marco? Anch'io il sushi. Siamo tradizionali. Sì, abbastanza. Allora, dunque, abbiamo parlato di cibo e di artigianato giapponese. Perché Bunka no Matsuri, mamma mia, Bunka no Matsuri. Esatto, Bunka no Matsuri, sì. Si svolge proprio a San Gemini, Marco? Allora, San Gemini, appunto, perché la particolarità è quella di andare a riproporre un Matsuri, come lo intendono loro, cioè la loro festa popolare si svolge proprio nelle strade, con appunto questi carri, tutte queste persone vestite col kimono, e è una festa che coinvolge proprio il popolo, e quindi per questo motivo, ecco, perché San Gemini poi è un gioiello. Sì, esatto. No, infatti. Vorrei dire, questo è davvero bellissimo. Sì, molto, molto, veramente lo scenario e il panorama che va a fare da cornice è meraviglioso. Senti, come sposiamo però il sapore medievale di San Gemini con il sapore giapponese? Lo sposiamo. Risponde la studiosa. Sì, lo sposiamo benissimo, perché l'idea di farlo anche a San Gemini, a parte fondamentalmente perché noi viviamo a San Gemini, quindi abbiamo un po' voluto omaggiare il nostro paese, e poi perché c'era questo interesse da parte loro di portare la loro cultura in località, in paesi diversi dalle grandi metropoli, e quindi l'idea del borgo a loro affascinava molto, e perciò diventa proprio un insieme, un incontro tra questa cultura medievale e del borgo medievale, in cui poi anche noi siamo abituati a fare la festa del paese con la nostra tradizione, quindi diventa la tradizione giapponese del Matsuri nella cornice del borgo medievale occidentale. Uno scenario diverso da quello giapponese, però quello di San Gemini, delle colline. Sì, infatti questa particolarità è molto attrae molto, ecco, loro, e quindi questo è stato un punto di forza, questo contrasto. Esatto. Non solo, anche sì, la Fondazione Italia Giappone ha appoggiato pienamente questo progetto dall'inizio, proprio perché era una cosa del tutto diversa, no? E ecco,
volevo aggiungere, insomma. Certo, certo. Marco, ci sono particolari eventi che consiglieresti al pubblico di seguire? Sì. Eventi top, sì. Spettacoli, per assolutamente. Esempio. Assolutamente, gli eventi top sono per l'appunto la serata delle arti marziali il 25 sera alle 21:30 e domenica sera alle 21:30, stesso orario, lo spettacolo delle danze tradizionali delle isole Ryukyu, che vedranno coinvolti 36 danzatori che appunto danzeranno accompagnati da un'orchestra loro con strumenti tradizionali, quindi sarà una cosa del tutto nuova e veramente affascinante, molto bella. Sì, e volevo aggiungere anche, avremo uno spettacolo della cantante lirica Yoshiko Kurahara a Narni, che ringraziamo appunto per la collaborazione al teatro di Narni. Sì, sarà non proprio al teatro, sarà nella sala inferiore, quella più diciamo piccola. Faremo un concerto più diciamo ristretto, più intimo, però all'interno del teatro, sì. E quindi lei appunto, Yoshiko, ci darà questi, presenterà dei brani tipici giapponesi, tipici giapponesi, di musica giapponese, ma anche una parte lirica, quindi farà sempre questo incontro delle, diciamo, anche delle musica, due culture. Sì, esattamente, quindi questo sarà, diciamo, un po' il tema, no? Proprio delle culture. E quindi avremo anche questo spettacolo che sarà di domenica sera alle 21:45. E ecco, poi volevo inoltre ricordare che per quanto riguarda i biglietti di questi tre spettacoli potete andare su Booking Show. Ok, allora ripetiamolo bene bene bene, perché così chi è interessato può acquistarli. Esatto, quindi è www.bookingshow.it e potete appunto acquistare i biglietti anche andando sulla nostra pagina Facebook Festa della Cultura Giapponese e sul nostro sito internet. Ok, allora poi daremo tutti gli indirizzi necessari. Seguirete anche questa chiacchierata che abbiamo fatto con Marco De Grada e Francesca Cipitani, esperta di cultura giapponese, laureata in giapponese, esatto. Dottoressa, quindi sulla nostra pagina Facebook. Perdo il filo del discorso. Oh, a questo punto abbiamo parlato degli spettacoli, Francesca, ce ne sono altri da sottolineare, da promuovere? A parte tutto è spettacolo, sì. Però magari qualche appuntamento in particolare in questi tre giorni? Appuntamenti particolari ce ne sono veramente tanti. Ecco, la cosa che posso ricordare, che non abbiamo detto, noi avremo anche delle conferenze. Quindi delle conferenze, ci sarà una conferenza a cura del professor Mario Polia sugli haiku giapponesi, queste poesie, è molto interessante. Poi avremo degli esperti di spada giapponese, di pulitura della spada, quindi dei restauratori, quindi saranno proprio delle chicche rispetto alla cultura e alla tradizione e alla filosofia. Un altro evento che posso ricordare, altrettanto intrigante perché veramente una particolarità, avremo 7 monaci buddisti, quindi li sentiremo, come dire, pregare e recitare i sutra appunto in una delle nostre chiese, nella chiesa di Santa Caterina alla Rocca. Quindi ecco, direi che sono veramente tanti, quindi e i due spettacoli serali li raccomando, perché è veramente un tributo alla cultura e una particolarità, perché soprattutto la domenica i danzatori delle isole Ryukyu diciamo non si sono mai viste, è proprio la prima volta che vengono a partecipare in Umbria, in Italia, cioè in Umbria e a San Gemini. E volevo aggiungere, questo è importantissimo. Certo. Volevo aggiungere una cosa, Stefania, importante, a parte che poi comunque il programma dettagliato sarà disponibile, già disponibile sul sito, e ecco, però gli appuntamenti partono dalle 10 di mattina fino alle 21:30 di sera, quindi sarà un susseguirsi di spettacoli, eventi continui. Ok, quindi dovremo leggere la lista di tutti questi spettacoli, è molto lunga, quindi però possono vederla sul sito. Assolutamente, sì. Sul sito, ok, sì, grazie. Vogliamo fare un ringraziamento e una citazione, patrocini e sponsor?
Sì, assolutamente. Francesca, che ha una bella voce, bellissima. Senza nulla togliere a Marco. Grazie. Però dobbiamo essere cavalieri, Marco. Grazie. Beh, allora io inizierei con i nostri sponsor. Il nostro main sponsor, che è Alcantara, Fausto Moda. Poi ringraziamo Tacconi Valle Antica Resort, Hotel Garden, il gruppo Impreza, i lift gruppo Impreza, e adesso ne abbiamo molti altri, diciamo, ecco, loro sono i nostri main sponsor. E poi tra i patrocini assolutamente il comune di San Gemini, Narni Terni, la regione Umbria e l'Istituto di Cultura Giapponese. E ringraziamo l'ambasciata del Giappone, e i nostri coorganizzatori della Fondazione Italia-Giappone e l'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia. Sì, grazie che ce lo ricordi, perché grazie, adesso sono veramente tanti. La prossima volta mi farò l'elenco più preciso. Stefania, sì, io vi invito ancora prima dell'evento, se riuscirete ad avere un minuto libero, ci farebbe piacere avervi di nuovo qua per presentare questa bellissima manifestazione, molto particolare, sicuramente una chicca per il nostro territorio, e probabilmente anche la prima volta che viene fatta una cosa del genere qui da noi. Sì, la prima volta, e l'intento è quella di ripeterla poi tutti gli anni. Prossimamente, benissimo. Avete altro da aggiungere? No, grazie. Penso abbiamo raccontato ora, tutto. Sì, perché tutto il resto è da vedere e da vivere. È vero, assolutamente sì. Bene, allora ringrazio Francesca Cipitani, dottoressa in giapponese. Grazie. E Marco De Grada, che invece è il coordinatore e direttore di tutta la manifestazione. Marco? Sì, grazie. Ecco, volete ripetere voi come si chiama? Bunka no Matsuri. Appunto, festa della cultura giapponese a San Gemini il 24, 25 e 26 giugno, quindi venerdì, sabato e domenica. Esatto. Ok, sì. Vi aspettiamo a San Gemini, naturalmente. Assolutamente. E vi invitiamo a consultare la pagina. Adesso elenchiamo i vostri indirizzi. Prego. Pagina Facebook. Sì, Facebook è Festa della Cultura Giapponese. Sì. E sito? Sito è www.caffeteatrosangemini.it. E poi abbiamo la pagina fan Marco Da Grada, sì, sempre di Facebook. E poi la nostra pagina Facebook, dove pubblicheremo questa chiacchierata. Esatto. Va bene, in bocca al lupo, bellissima esperienza, bellissima manifestazione, e siamo sicuri e certi che riuscirà al massimo. Grazie Stefania per averci invitati. Grazie a voi, grazie. Ciao, a presto. Ciao.